Alla palestra Ciampoli di Atessa di scena il derby sangrino del girone B di serie C2 che mette di fronte ai padroni di casa della Futsal Atessa i cugini del Paul Merson Paglieta. Se il rosso-blu di mister Di Nenno dopo l'ingaggio di Silvio Colombaro e la vittoria nello scontro salvezza con la Vastese, ripetuto per un errore tecnico dell'arbitro, guardano con più ottimismo alla risalita verso posizioni di classifica più adeguate, gli ospiti paglietani matricola del raggruppamento possono ritenersi soddisfatti per il cammino intrapreso, ma non vogliono di certo adagiarsi sugli allori e confermare la più che onorevole tradizione paglietana nel mondo del futsal, con la speranza che in un prossimo futuro un centro di media grandezza come Atessa possa finalmente dotarsi di un palazzetto dello sport degno di questo nome. Le immagini che vi proponiamo sono realizzate forzatamente da posizione defilata a causa degli improponibili pilastri che ostruiscono la visuale alla maggior parte degli spettatori e che candidano di diritto il progettista dell'impianto al premio Nobel del settore. La gara si apre con il fulmineo a fondo paglietano di Busin disinnescato da Lammenna e dall'immediata replica tessana che porta al vantaggio dei padroni di casa griffato da Mattia Cinalli, che nell'occasione fulmina Cericola con una conclusione dal fondo che si infila sul primo palo dopo aver carambolato proprio sul legno più vicino all'estremo paglietano. I locali cercano di rimpinguare il punteggio sulle ali dell'entusiasmo e al quarto lo stesso Mattia Cinalli non riesce a gioire nuovamente col suo tapin ravvicinato che si spegne clamorosamente a fil di palo. Il buon momento a tessano prosegue poco dopo con il siluro del portiere di movimento Alammenna, non nuovo a realizzazioni che teoricamente non gli competono visto il ruolo che ricopre. Stavolta la sua conclusione si perde di poco a lato. Gli ospiti si affacciano timidamente in avanti e al sesto impegnano lo stesso Menna, che non ha in realtà grossi problemi a neutralizzare la conclusione telefonata degli avversari. Sull'altro versante il sinistro di Alessandro Cinalli fa la barba al palo, più insidiosa l'incursione ospite con Alan Menna protagonista a disinnescare l'insidia. Anche il suo omologo Cericola non vuole essere da meno e poco dopo dirotta sul fondo la staffilata dal limite di Perazzoli. Sono le avvisaglie per il raddoppio a tessano che va a materializzarsi pochi istanti dopo grazie a Pasquini che entra nel tabellino marcatori grazie a un perfido diagonale che si infila sotto alla trasversale e non lascia scampo all'estremo avversario. La gara comincia ad incanalarsi verso un destino irrimediabilmente compromesso per la squadra paglietana, costretta alla terza sberla di giornata che arriva ancora da Mattia Cinalli, il quale festeggia la sua doppietta personale beffando la marca con un tunnel maligno e piazzando un perfido rasoterra dal fondo che si infila nell'angolo opposto. Nonostante sia ancora un orario pomeridiano per il Paul Merson, si fa notte fonda quando la truppa di mister Di Nenno piazza il quarto sigillo di giornata con Silvio Colombaro che festeggia ed entra nel tabellino marcatori finalizzando al meglio l'apertura di Mattia Cinalli e beffando Cericola con un esterno destro dalla sinistra. La reazione dei paglietani è affidata al destro dal fondo di Russo, annullato dal sempre vigile Alammenna. La prima frazione si chiude con un nuovo affondo rosso-blu orchestrato da Colombaro che scarica in porta ma stavolta non riesce a sorprendere Cericola che limita i danni. Alla ripresa delle ostilità il copione sembra immutato con i locali a fare la partita e gli ospiti che in affanno cercano di restare a galla. Si riparte con la conclusione del solito Colombaro che non riesce ad avere la meglio di Cericola graziato poco dopo da Mattia Cinalli. Il portiere paglietano riesce poco dopo a neutralizzare in tuffo la battuta in corsa di Pasquini e qualche minuto dopo deve ringraziare il legno traverso che lo salva sul gran diagonale in corsa di Alessandro Cinalli. I ragazzi di mister Di Matteo hanno improvvisamente un moto d'orgoglio e cercano disperatamente di tornare in carreggiata. Al decimo Russo non riesce a scardinare la porta di Alammenna, che deve però arrendersi due minuti dopo a Davide Di Matteo che accorcia le distanze infilandosi tra le linee difensive atessane e castigando Menna che stavolta non ci arriva. La gara si fa a questo punto più equilibrata ma la testa resta sempre vigile e pronta a colpire. Al sedicesimo Cericola è provvidenziale per arginare la stilettata di Perazzoli. Dall'altra parte è ancora Davide Di Matteo a dare la carica ai suoi, ma stavolta le cose non vanno per il verso giusto. Due minuti dopo ci prova anche Mattia Di Giulio, ma la sua conclusione viene dirottata sul fondo dal reattivo Alammenna. Tornano a proporsi i padroni di casa in due tentativi ravvicinati. Da prima i Pasquini a tentare la sortita, ma Cericola intercetta la minaccia e azzera la conclusione del numero 20 rosso-blu. L'azione prosegue e poco dopo lo stesso Cericola azzera anche il tentativo di Mattia Cinalli. L'estremo paglietano deve però arrendersi poco dopo a Pasquini, anche per lui doppietta di giornata, che va a segno al 23esimo approfittando di un errato disimpegno di Mattia Di Giulio che lo mette nelle condizioni ideali per calciare da distanza invidiabile e senza ostacoli di sorta. Il risultato comincia ad assumere connotati tennistici e il set non va ancora a compimento vista la seguente incursione di Ferri lanciato da Pasquini che cincischia davanti a Cericola e non può gioire in prima persona ed è costretto, come vedremo, a rimandare l'evento di qualche minuto. Gli ospiti cercano la seconda rete con la fiondata di Russo azzerata distinto dal sempre reattivo Menna.
I locali ci riprovano ancora con Ferri, che stavolta inquadra il bersaglio, ma deve fare i conti con Cericola, che si rifugia al lato. Prima dei titoli di coda c'è tempo per assistere alla seconda, ma in influente segnatura pagliettana griffata da Busin, che di forza vince il corpo a corpo con Colombaro e da due passi infilano a Menna. Prima della doccia Ferri riesce finalmente a segnare e a regalare ai suoi il più che eloquente 6-2 conclusivo, che certifica la risalita in classifica della squadra tessana, sempre più in rampa di lancio verso l'agognata salvezza. Antonio Di Nenno, il mister della Futsal Atessa. Una bella vittoria quella di oggi contro una buona squadra che è del Paglieta. Sì, oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una squadra forte, una squadra giovane però molto aggressiva e molto preparata per questo campionato. Sono contentissimo del risultato perché veramente sia nel primo che nel secondo tempo non abbiamo mai mollato, abbiamo concesso poco e abbiamo giocato veramente bene. Tutti quanti meritano un plauso e una nota particolare a Mattia Cinalli, che quest'anno, dopo un anno un po' di transizione l'anno scorso, quest'anno si sta dimostrando per tutto il valore che ha. Sì, una squadra come hai ben detto non ha mai sofferto, gli unici due gol del Paglieta sono stati uno da una perdita di pallone qui al centrocampo e purtroppo uno vicino all'area di rigore, cose che non si dovrebbero fare. Sì, hai perfettamente ragione, anche se eravamo in vantaggio di molti gol non si può perdere una palla al limite dell'area, però visto che è arrivato da poco a Silvio Colombaro glielo perdoniamo, lui è un giocatore di categorie nettamente superiori, un po' di tempo per amalgamarsi con noi e poi sicuramente migliorerà anche su queste piccole cose. Il mercato è ancora in fibrillazione e la Futsal Atessa ha ancora qualche colpo in canna oppure va bene così? Colpi in canna adesso non sono programmati, abbiamo già fatto il grande acquisto, come ho detto prima, di Silvio Colombaro dal Civitella in serie B, un giocatore che fa la differenza in queste categorie. Vedremo poi gli svincolati, se ci sarà qualche possibilità, ma la squadra con il rientro di tutti quanti gli elementi è ben collaudata ed è omogenea per fare un buon campionato. Mirko Cinalli, il presidente della Futsal Atessa. Stavate penultimi, però siete arrivati ad oggi in una serie positiva, avete fatto un recupero che avete vinto, domenica scorsa avete pareggiato e oggi avete vinto, quindi mi sembra che state attraversando un buon momento. Sì, avete detto bene, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno effettuato una grande prestazione, questo è il terzo risultato utile consecutivo, quindi vuol dire che il gruppo sta rispondendo bene al lavoro che il mister e tutto lo staff sta facendo a inizio stagione. Siamo soddisfatti. Io penso sempre che il gruppo sia la cosa più fondamentale in una squadra. Questi ragazzi hanno saputo superare il momento iniziale non facile, che abbiamo avuto un po' di difficoltà a inizio stagione, però oggi si è visto che comunque stiamo dimostrando di risalire pian piano la classifica, che perché noi la Futsal non merita il posto in classifica dovere, quindi pian piano stiamo risalendo e io mi auguro che sia solo l'inizio di una grande cavalcata che ci porti ai primi posti della classifica dove meritiamo assolutamente. Sì, per quel che si è visto oggi in campo, Presidente, veramente non siete una squadra dalle ultime posizioni, dai play-out, come possiamo dire. Ho chiesto anche all'allenatore se avete qualche obiettivo in questo finestra di mercato. Sicuramente già qualche innesto è stato fatto, quindi diciamo che i risultati si sono già incominciati a vedere molto bene. Poi un'altra cosa positiva è che comunque il gruppo che ha iniziato la stagione comprendeva ragazzi che comunque non si conoscevano, quindi si sono ben amalgamati e i risultati, ripeto, si stanno vedendo. Vedremo con la finestra di mercato se c'è la possibilità di ancora migliorare la rosa attuale, però già con queste tre partite devo essere sincero che comunque sono molto soddisfatto, quindi vedremo che cosa potrà succedere. Johnny Corvettiero è il tecnico in seconda della Futsal Paglieta, come dicevi a microfono spento, i ragazzi fuori casa non giocano tanto bene.
No, purtroppo è una, diciamo, è una squadra abbastanza giovane, quindi abbiamo riscontrato purtroppo questi problemi a livello di trasferta, che i ragazzi tendono a fare quello che magari prepariamo bene in allenamento durante la settimana. Soprattutto basta vedere i primi 4 gol subiti, avevamo preparato proprio la partita appunto perché sapevamo che avevano giocatori la testa. Tipo quel ragazzo là, Silvio, non so come fa di cognome, che ha giocato anche con noi, sappiamo che tecnicamente è fortissimo, di categoria superiore, Colombari, sì. Praticamente primi 4 gol, palla imbucata centralmente, 4 reti, quindi insomma bisogna lavorare ancora, la salvezza è lontana. Sì, anche, forse siete stati anche un po' sfortunati perché avete incontrato la testa proprio nel momento in cui loro stanno attraversando un buon periodo, che vengono da un recupero che hanno vinto, da un pareggio e oggi forse un'altra vittoria. Sì, indubbiamente la testa non meritava sicuramente la classifica che aveva fino a 2-3 giornate fa, ha giocatori di ottimo livello, è una squadra che come noi d'altronde in casa è una squadra che si fa rispettare. Qualsiasi squadra che verrà qua dovrà sudare 7 camicie per portare il risultato a casa. Niente, ce la prendiamo così, bisogna lavorare e dobbiamo migliorare questa, diciamo, mal di trasferta che abbiamo, perché finora abbiamo preso solo un punto a Chieti in trasferta, il resto tutte sconfitte. Vediamo di fare il possibile per salvarci il prima possibile.